Sono Angelo Iacocca, residente nel comune di San Marco dei Cavoti e ho deciso di, diciamo, intraprendere questa attività che è dare anche una continuazione al lavoro che hanno fatto i miei genitori, quelli di agricoltore, e di poi ampliare l'attività nella trasformazione del formaggio. Qui in effetti noi produciamo tutta la filiera, sia dal foraggio ai cereali e tutto quello che concerne tutta l'attività. L'idea di fare un laboratorio, diciamo, di trasformazione mi è venuta perché per valorizzare il diciamo il lavoro che noi facciamo, perché se no il solo fatto di produrre latte e di venderlo, tu resti, diciamo, in un cerchio che non viene valorizzato. Il fatto di trasformare i prodotti e di trasformarli con i propri prodotti derivanti dal terreno è un valore aggiunto che nella grande distribuzione non lo trovi, e anche per avere un margine economico di guadagno diretto anziché indiretto con il solo produrre il latte. In effetti ho deciso di continuare questa attività perché, punto primo, perché sono attaccato al mio territorio, e punto secondo perché mi sento realizzato e mi sento libero quando faccio questo, il mio lavoro. In effetti il rapporto con il pubblico, diciamo, va al di là del comprare il formaggio del prodotto stesso, perché quando uno viene in azienda può vivere direttamente a contatto come avviene il processo di lavorazione e come avviene la nascita dei formaggi, perché è una cosa che al supermercato non si vede. In effetti lavorare il terreno non è un elemento di emarginazione, ma un elemento di fatto in un certo modo puoi valorizzare il tuo lavoro. Invece prima veniva visto diversamente, come un elemento negativo. La sveglia suona alle 5:30, magari facendo un altro lavoro la sveglia potrebbe suonare alle 8, magari quando pure il sabato e la domenica liberi qua non ci sono mai. Però ovviamente c'è il rovescio della medaglia, che hai la libertà. La libertà che nessuno te la può negare.